Bentrovati, Davide il Critico. Oggi parliamo di mercato. Sapete benissimo che io non sono un amante del calciomercato, o perlomeno non amo parlarne nei video. Perché? Perché tanto faccio il video per fare visual, vi dico che arriva Ilicic, vi dico che arriva Messi, Maradona, ma ad oggi la verità è che il mercato del Bologna, vuoi che inizia l'1 luglio il mercato, vuoi che è arrivato il responsabile dell'area tecnica ieri l'altro, vuoi che il mercato del Bologna è influenzato al 100% dalle cessioni che dipendono dagli altri club, capite bene che parliamo di probabilità. Ecco, di probabilità. Comunque probabilità che potrebbero concretizzarsi. Come ho già anticipato, il mercato del Bologna dipende al 100%, al 1000 per 1000 dalle cessioni. Stiamo aspettando di vendere Ichi, probabilmente andrà all'Arsenal come Tomiyasu per una cifra che si aggira intorno ai 20-25 milioni. Stiamo aspettando di cedere anche Svanberg, un giocatore che poteva benissimo rinnovare con noi e che secondo me ne avrebbe giovato più lui di quanto ne potesse giovare Bologna, però il tempo darà le risposte. Fatto sta che questa sceneggiata di non rinnovare il contratto, colpa del giocatore, responsabilità anche della società, ci mancherebbe altro, ha portato a un calo importante del valore del cartellino, perché adesso Svanberg è un giocatore valutato intorno agli 8 milioni e vedrete che alla fine sarà difficile anche raggiungere quelli. Comunque sia, anche perché è un giocatore che a metà dell'anno ha smesso di giocare a pallone, cioè adesso uno che deve acquistare a certe cose ci fa caso. Non possono bastare 3 mesi per fare 15 milioni, soprattutto quando sei in scadenza. Comunque, a parte questo, il nostro mercato è nettamente influenzato dalle cessioni. In questo saccone in cui mettiamo la cessione di Ichi, di Svanberg, è probabile, è possibile, diciamo, anche la cessione di Dykes. Alcune voci sono giunte di una possibile cessione del giocatore. Io credo che alla fine rimarrà dei nostri. Comunque, qualche voce è circolata anche su di lui. Qualche offerta sembra essere arrivata anche per Barrow. Adesso apriamo una parentesi gigante. Ok. Musa Barrow, l'anno scorso ha deluso, non ci prendiamo in giro, ha deluso alla grande, come ha deluso anche Orsolini per certi versi. Sì, quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo, la palla l'ha anche messa dentro, alcune partite le ha decise, però Barrow e Orsolini diciamo che sono l'esempio perfetto di un senso di incompiuto di questo Bologna, di quel gradino che non riusciamo a fare. Ecco, Barrow e Orsolini sono l'esatta immagine di quel gradino che non riusciamo a fare. Io li terrei entrambi, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile ci ragionerei, però ragionerei anche sul fatto che bisogna essere in grado di prenderne poi uno forte come, o forte di più, non forte di meno. Ok? Barrow ad oggi vale 18 milioni. Vale 18 milioni. Se te ne offrono 15, la chiudi a 16, va bene? Vuol dire che domani devi prenderne un altro a 16, se lo vuoi di pari forza. Oppure ci affidiamo a Sartori, prendi uno a 5 e speri che l'anno dopo ti sbocci. Perfetto, ma fa sempre parte di un periodo di transizione, non potrà mai essere pronto subito. I giocatori forti hanno un cartellino che costa o hanno un ingaggio elevato. Io, uno più forte di Barrow, in questo momento lo vedo difficile come acquisto per il Bologna. Per questo preferirei rimanesse con noi Musa, cercando un modo per spronarlo un po' di più, perché non può giocare 10 minuti su 90. Questo è chiaro a tutti. Orsolini lo terrei, perché è un giocatore che ti può fare la differenza. Come ho sempre detto, se fossi in Orsolini andrei via io, perché questa situazione è più dannosa per il giocatore rispetto al Bologna, perché tanto il Bologna, sì, Orsolini ha un ingaggio, ma non è un ingaggio così importante come poteva essere quello di Destro. Tenerlo in panchina non è uno psicodramma, possiamo tranquillamente sostenerla come cifra. Il problema è il suo, di Orsolini, che il tempo passa, gli anni passano e manca quello step, manca la nazionale, che per un giocatore delle qualità di Orsolini non deve essere irraggiungibile. Cioè, guardate gli 11 che si giocano con la maglia azzurra. Adesso Orsolini basta che si impegni per 6 mesi
che prende una maglietta tranquillamente, eh? Ma tranquillamente. Se io fossi Orsolini sarei arrabbiato con me stesso per non essere riuscito a far parte della nazionale, una delle nazionali più scarsa della storia. Davanti a loro due c'è un ragazzo che si chiama Marco Arnautovic. È un ragazzo perché non ha 120 anni come lo si vuole dipingere. È un ragazzo che fa la differenza, che fa 15 gol all'anno e che il Bologna negli ultimi 20 anni non ha mai avuto un giocatore così forte. Sono arrivate delle offerte concrete, è arrivata l'offerta della Salernitana, l'interesse della Juve, l'interesse del Napoli, l'interesse del Milan, recentemente è arrivato l'interesse anche del Besiktas. Alcune voci però meno, parlavano anche di l'Inter ci ha messo gli occhi, però tutte voi, la Fiorentina, sono tanti club che hanno pensato anche solo per un istante all'attaccante. Parere personale, adesso riprenderemo il video in cui partirà Arnautovic, non si muove da Bologna. Non si muove da Bologna, l'ha detto il fratello. È vero che poi il fratello ha anche strizzato l'occhio un po' con tutti, però ci sta, ci sta. Ma non andrà via perché c'è Sinisa che è la garanzia e perché comunque non credo abbia mire diverse rispetto a quelle di riuscire ad essere un giocatore importante con la maglia del Bologna. Quindi io dal primo giorno non ho mai avuto tanta paura di perderlo, soprattutto perché in panchina è rimasto Sinisa Mihajlovic. Se Sinisa fosse andato via, ecco, a quel punto lì avrei pensato che Arnautovic potesse allontanarsi dalle due torri, però in questo momento sono sereno che se Sinisa sta al suo posto, Arnautovic sta al suo posto. Dietro ragazzi, dietro bisogna prendere un centrale perché io ho paura perché il nostro centrale migliore è Gary Medel. L'anno scorso ha fatto una stagione strepitosa, però non si può fare affidamento alla sua tenuta fisica per tutto l'anno. Gli auguriamo di stare al 100% sempre, però non può essere il Bologna così dipendente dalla sua grinta, dalla sua cattiveria, dal suo essere uomo in campo in modo così evidente. Ti serve un altro tassello importante, un tassello magari di esperienza. Un tassello di esperienza che sia un po' più giovane di Gary Medel. Perché in questo momento, ragazzi, se Sinisa vuole partire dal basso, c'è Skorupski che l'abbia rinnovato e va bene, ci mancherebbe altro, secondo me è stato anche giusto rinnovarlo, però vuoi partire dal basso coi piedi, Skorupski a due cassette della frutta, Soumarò, le Preziz e Bonifazi, c'ha i piedi buoni, li usa male, Medel in posta dal basso non è neanche male coi piedi, però come ho detto prima non possiamo dipendere da lui. Arturo gioca bene, lo scopriremo l'anno prossimo. Capite che in questo modo qua, se vuoi impostare dal basso, fai fatica. Quindi ti serve un giocatore, un centrale che sia un po' bravo coi piedi, un po' esperto, un po' alla Ferrari del Sassuolo. Non è un fenomeno coi piedi. Ok, Bonucci non possiamo permettercelo, però un giocatore sulla falsariga, che dia anche un po' di fiato al buon Medel, che non può giocarle tutte. L'anno prossimo tutti avranno un anno in più, eh. Come sostituto per Iki sembra essere stato individuato Pezzella. In tanti mi avete scritto, neanche a me fa impazzire Pezzella, eh. Neanche io ho un poster in cameretta di Pezzella. Siamo tutti d'accordo, va bene? Però è anche vero che servono dei giocatori funzionali. Io mi fido molto del nostro direttore sportivo, anzi non è il direttore sportivo, del nostro responsabile dell'area tecnica. L'ha vista l'Atalanta, quindi un'operazione che dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto dal Parma per 4 milioni. Lo prendiamo e vediamo, vediamo. Sembrerebbe che di fianco a Pezzella l'idea sia quella di affiancargli un ragazzo giovane sulla stessa fascia. Vediamo anche lì cosa sceglierà Sartori. Ecco, sono più entusiasmato da un giocatore giovane scelto da Sartori che non conosco piuttosto che da German Pezzella. Ecco sì. Dalla parte opposta, De Silvestri sembra giustamente ha rinnovato, se l'è meritato. L'anno scorso è stata una stagione clamorosa dal mio punto di vista di De Silvestri. È inutile che stiamo qua a dire: ah sì, era stanco, non aveva i 150 anni. Grazie, grazie che non ti campa 29 partite di fila facendo 90 minuti tutte le partite. No, non ce la fa, non ce la fa. Ma non ce la farebbe nessuno in quel modulo lì. Ce la fa Iki perché ha 19 anni.
Quindi quello che ha fatto De Silvestri va più che bene. Sembrerebbe che si punterà, che si voglia puntare su Casius. A me l'anno scorso non mi ha impressionato. Cioè, se devo pensare di fare tutto l'anno con De Silvestri e Casius dalla stessa parte, appena vedo che De Silvestri va in affanno, poi mi viene un po' paura, ecco, un po' paura. Arriviamo a quelli che sembrano gli ipotetici arrivi in questo Bologna. Parliamo subito del più eclatante, Iličić. Cosa ne pensi, Davide, di Iličić? Ottimo acquisto. Lo prenderesti? Io sì, lo prenderei. Lo prenderei. Ha 34 anni, è dell'88, l'anno scorso ha fatto metà anno sì e metà no. Sì, è vero, è vero, è vero. Pensa che quello che ha fatto 15 gol l'anno scorso nel Bologna veniva da un campionato di calcio in Cina. Doveva essere rissoso, mezzo rotto, non venire qua a invecchiare, a prendere la pensione. È stato determinante, 15 gol. Quindi queste sono, diciamo, voci che lasciano il tempo che trovano. Iličić è un giocatore incredibilmente forte. Sì, va valutata, perché comunque io capisco anche le paure di tanti tifosi. Anche in questi giorni chi diceva che, oddio, Iličić se non è in condizione è un problema. Non è che diceva una castroneria, diceva cose sensate, ci sta un po' di timore nel momento di Iličić, è naturale, sarebbe da ipocrita, o da ignorante, o da miope non vederle queste cose. Quindi io rispetto anche il tifoso che ha delle perplessità su Iličić, io personalmente non le ho, soprattutto perché il nostro responsabile dell'area tecnica, vorrei dire DS, ma il DS di Vaio, queste figure, sono 150 ruoli diversi, vabbè, ma non di Bologna, è il calcio in generale. E Sartori ce l'aveva anche all'Atalanta, se non lo conosce lui e non sa lui le condizioni del giocatore, non so chi altro possa conoscerle. Quindi io mi fido, ripeto, del nostro Sartori, se lui l'ha individuato come possibile punto forte del nostro mercato, io mi fido ciecamente, lo conosco anche Iličić, cioè se è un giocatore in forma, Iličić dal campo non lo togli neanche per sbaglio. Poi nel calcio di oggi, uno coi piedi come Iličić, vedendo la qualità dei giocatori della Serie A, può giocare fino a 40 anni come Totti serenamente, da fermo. E poi ragazzi, finalmente abbiamo uno che sa battere le punizioni, sa battere i calci d'angolo, oltre a tutto il resto che fa in mezzo al campo. Quindi io la penso così, ma rispetto chi la pensa diversamente da me. Perché poi tanto adesso a Bologna non è che ci sono solo dei mai goduti e dei saputo boi, bisogna avere anche, è giusto anche che ci siano delle idee differenti. Io Iličić lo vorrei immediatamente, immediatamente, per il contratto Sartori saprà come gestire la situazione in base allo stato di salute del giocatore, semplice. Ecco, entusiasmante più Iličić che Pezzella, ecco, per dire. Dopo questo video Pezzella, miglior terzino dell'anno 2022. Quindi questo è il mercato del Bologna. Abbiamo sentito delle voci che però sembrano non trovare più diciamo, una risposta concreta. Bonazzoli in attacco. Non mi faceva impazzire neanche Bonazzoli come diciamo, vice Arnautovic. Ne preferivo magari uno più giovane. Perché comunque ha 25 anni, ragazzi, nel mondo di oggi, nel calcio di oggi, 25 anni. Hai già fatto vedere delle cose importanti e hai già dato un input importante alla tua carriera. E Bonazzoli ha fatto metà stagione a Salerno. Io preferisco magari uno di 20 anni che mi trova Sartori, cui posso dire guarda Arnautovic, un Van Hooijdonk, ecco che però Sinisa ci ha fatto capire che non è in grado, però un giocatore simile, magari non in scadenza di contratto da un campionato sconosciuto, però un ragazzo di 20 anni che Buon Sartori paga 5 milioni, uno Streger Larsen. Ecco, per fare un nome di un papabile al Bologna. E quindi questa è la situazione ad oggi del nostro amato caro BFC. Lovato sembra addirittura d'arrivo per la Salernitana. A me piaceva, a Sartori anche, il prezzo era sugli 8, noi parlavamo di 6. Sembra però un giocatore della Salernitana. Ad oggi è un mercato, come vi ho detto all'inizio, ancora da capire, perché dipende da tante incognite, soprattutto dall'annata che stiamo per andare ad affrontare, un'annata che si interrompe d'inverno e ci fa giocare fino a giugno, che oggi a Bologna ci sono 150 gradi, io voglio vedere
ad agosto, a Ferragosto, in che condizioni entreremo in quello stadio non coperto? Cioè, ci devono sparare con l'idrante come al concerto, perché sennò metà della gente in curva lascia l'abbonamento ai figli, eh. Comunque, ti ricordo di iscriverti al canale, metti mi piace al video, di andare su Instagram, seguire la pagina, dare il critico e dimmi cosa ne pensi tu nei commenti. Grazie per quelli che seguono anche TikTok, siamo arrivati a 5.600, io dico siamo perché i canali li facciamo tutti insieme, perché tifiamo tutti Bologna. E anche ai ragazzi che hanno iniziato a seguirmi su Instagram. Forza Bologna sempre, abbonati se non l'hai già fatto, io l'ho fatto, è uscito il calendario, ci vediamo a Roma.